25 novembre abbiamo distribuito tante mascherine per dire no alla violenza contro le donne. Abbiamo ricevuto dei soldi in donazione, abbiamo deciso di comprare dei kit per aiutare le donne che fuggono da casa. L'associazione Il Dono del Volo ha provveduto ad acquistare questi borsoni e noi ci auguriamo che sempre più donne abbiano il coraggio di denunciare chi fa loro del male. Mi sono stupito di come ad Asti ci siano delle strutture che non abbiamo in altre province, anche più grandi e anche più importanti. Quindi questo è un segnale forte, noi ci crediamo una Polizia di Stato e saremo sempre non solo al fianco, ma se possibile anche tra i promotori di tutto ciò che può accrescere anche la sensibilità su questo tema. Abbiamo cercato con attività concrete e con anche presenze come questa, che sono molto importanti perché dicono qui che tutte le istituzioni di un territorio assieme vogliono fare un percorso e assieme condividono delle cose. Dobbiamo ringraziare tutta la città di Asti che ha creduto nel progetto delle mascherine, in particolare la Commissione Pari Opportunità del Comune, la Commissione Pari Opportunità della Provincia, la Consigliera di Parità e la Provincia, in particolar modo grazie alla Vicepresidente Francesca Ragusa.